Bene, un saluto allora a tutti quanti i nostri amici di Android Blog e di AgeMobile.com. Siamo qui realizzando la recensione dell'Alcatel One Digi Scribe HD. Bene, allora, il telefono è questo, poi lo andiamo a vedere, vediamo cosa è compreso nella confezione. Sono comprese davvero tante cose, andiamo subito quindi a vederlo. La prima che faccio vedere, che avevo già tolto dalla confezione per farla vedere sul campo, diciamo, è questa, è una sorta di flip con questo attacco magnetico che si attacca in questo modo, quindi basta posizionarlo sul dispositivo in questo modo, poi basta chiudere dietro, ecco, e questa sarà la nostra pratica custodia che non va a togliere niente dietro, aggiungere niente dietro, quindi lo spessore rimane lo stesso, però aggiunge questa copertura allo schermo che magari può essere utile. Risulta essere solo un po' scomoda quando vado a, come dire, a usare questo telefono con usare il touch, usare per scrivere, così colà. Devo praticamente andare a, come dire, a chiudere questa tastiera così dietro e sinceramente il telefono si spessisce un po' ed è anche più difficile da impugnare. Diciamo che questa cosa da questo punto di vista non mi è piaciuta molto. Però se per il resto il telefono sicuramente viene ben protetto. Bene, detto questo, allora direi di andare a vedere il resto della confezione. Il resto della confezione praticamente comprende allora quest'altro interessante oggetto. Praticamente è una pennina capacitiva che si può utilizzare sul dispositivo. Poi vedremo anche quali sono come dire, gli usi che si possono fare, quali sono le app dedicate per questa pennina. Il problema che ho avuto, diciamo, maggiore che ho avuto è semplicemente che non è possibile andare a inserire la pennina nel dispositivo. Quindi l'unico modo che ho pensato di utilizzare la pennina è questo, cioè di andarla a appoggiare così, e sicuramente Alcatel ha pensato anche a questo, proprio così, in questo modo, e quindi utilizzare il dispositivo praticamente così, con questa piccola pennina che aggiunge un pochino di, vedete, un pochino di larghezza, però direi nulla di trascendentale, però ha questa particolarità. Comunque, particolare, ecco, direi particolare questa caratteristica dell'Alcatel Scribe. Poi abbiamo il classico cavo, abbiamo il classico caricatore e abbiamo queste cuffie che praticamente sono in-ear. Ve le faccio anche vedere, almeno una cuffia, con il pratico bottoncino per rispondere alle chiamate. Ecco, sono le classiche cuffie in-ear di Alcatel che abbiamo visto già su altri dispositivi, soprattutto della serie Aiol. Bene, togliamo allora tutto il nostro accocchio e andiamo a parlare del dispositivo. Allora, cosa possiamo dire di questo dispositivo? Questo dispositivo ha un'altezza di 144 mm per 75 mm di larghezza per 8,5 mm di spessore. Troviamo sulla parte superiore il forro jack da 3,5, il tasto accensione e spegnimento, sulla parte sinistra il bilanciere del volume, l'ingresso per la micro SD. Sotto troviamo liscio il telefono e invece nel lato sinistro troviamo l'alloggiamento per le due SIM e il vano per la micro USB. Davanti troviamo quindi una fotocamera da 1,3 megapixel, i sensori di prossimità, la griglia auricolare, i tasti invece, che qua sembrerebbe esserci, non ci sono, e questa è una cosa che volevo dirvi subito. I tasti sono, come potete vedere, praticamente a schermo e non sono posti qui. E allora non vi spiego perché sia stato utilizzato tutto questo spessore per questo dispositivo, o meglio, non questo spessore, ma questa lunghezza in più, visto che i tasti non sono posti qui, ma vanno a mangiare invece lo schermo. Direi una soluzione un po' strana, dove lo schermo ha una diagonale da 5 pollici e una risoluzione HD, quindi 1020x700, 1280, scusatemi, per 720 pixel, 294 ppi. Dragon Trail Glass è non è quindi Gorilla Glass, è l'altra azienda che fa le coperture ai grafi e eccetera. E ai vari problemi che possono avvenire sul display. Per quanto riguarda invece la parte posteriore, andiamo a vedere subito. Togliamo questa parte, eccola qui. Abbiamo qui lo speaker, qui lo stemma Alcatel con marchio CE. Leggermente in rilievo, abbiamo la scritta One Touch e poi c'è la fotocamera, come possiamo ben vedere, con il flash LED e la scritta HD, perché realizza video in HD ed è da 8 megapixel.
Poi, cosa possiamo dire ancora di questo dispositivo? Ci permette di avere Wi-Fi, di avere il GPS, di avere il Bluetooth, di avere il 3G naturalmente. E abbiamo all'interno Android Jelly Bean, un processore quad-core con frequenza 1,2 GHz. 4 giga, soli 4 giga di ROM, purtroppo, espandibili però tramite micro SD, ma vedremo poi che questo sarà un problema per questo tipo di telefono. 1 giga di RAM, una batteria da 2500 mAh non removibile. E quindi direi allora che per questo telefono è un po' tutto dal punto di vista delle caratteristiche. Volevo solo ricordare che poi andremo anche a vedere il telefono presente da radio FM che ultimamente sui telefoni purtroppo non si trova più. Direi allora di stringere la camera e di andare a parlare direttamente del telefono. Toglierei allora tutta questa copertura, parleremo quindi del telefono, diciamo, un po' nudo. Lasciamo la pennina perché poi voglio farvi vedere gli usi che si possono fare della penna e quali applicazioni sono utilizzate e sono scelte per la penna. Quindi andrei a fare allora una prova a chiamare quindi il 190. Scusate se tolgo, ma volevo coprire le Ok. Allora, direi che l'audio in via voce è davvero davvero basso. Poi lo andremo a vedere anche su magari su qualche canzone. Anzi, direi di andarci subito, visto che stiamo parlando di audio. Vediamo subito se magari questo è un problema che c'è solo in via voce, oppure è un problema invece che troviamo proprio sull'audio di questo dispositivo. Quindi andrei a trovare la musica. Vediamo un po' dove sono andato a metterla. L'avevo tirata fuori prima, ora non so più dove l'ho messa. Allora, bene, ragazzi, mi piace questa. Eccola qua, finalmente. Musica, bene, ci siamo. Così faccio sentire anche l'audio. Ecco. Volevo farvi vedere questa differenza tra il via voce e l'audio che abbiamo in musica. Guardate la differenza. L'audio, in realtà, quando non siamo in viva voce, l'audio risulta essere davvero di buona qualità, anche abbastanza alto, bello, corposo. E non capisco perché in via voce, purtroppo, questo telefono abbia quel piccolo problema. Mentre la capsula auricolare è perfetto, come anche è perfetta sia la ricezione wifi che la ricezione cellulare. Bene, allora, parlato anche di audio, direi chiudere qui il discorso. Andiamo avanti. Parliamo allora a questo punto di browser. Andrei quindi sul browser, andiamo a parlare, andiamo a parlare di browser andando per esempio sul nostro sito, quindi Android Blog. Scusate che ho sbagliato. Eccoci qua, androidblog.it. Aprirei, vediamo un po' quindi i tempi di caricamento del dispositivo, come va. Direi che sono particolarmente buoni, però guardate, ecco, questa è una cosa che volevo farvi vedere, scusate se tolgo questo che mi sta. Se ce la faccio. Ok, ce l'ho fatta. Dicevo, guardate quanto spazio viene mangiato al display quando mi si apre un sito. Poi vabbè, quella parte si toglie, ma guardate quanto spazio viene mangiato al display. Direi davvero troppo, sopra e sotto. Forse è un pochino troppa. Direi allora che andiamo a rapire richiedi sito desktop perché volevo andare a vedere, visto che qui il telefono mi sembra abbastanza fluido, non ha particolari problemi, andare a vedere in questo caso The Verge, quindi come va il telefono su The Verge, magari se ha qualche impuntamento oppure rimane fluido. Vediamo un pochino. Andiamo a cercare The Verge su Google, poi da lì andiamo ad aprire il sito direttamente, così vedo anche se me lo apre in versione desktop. Il telefono mi sembra che si sia impuntato.
Vediamo se è un problema di internet, di wifi, visto che questi giorni purtroppo sto avendo qualche problemino con il wifi. Oppure se... Ah no, ok, no, no, no. La pagina non risponde, quindi questo è proprio un crash dal punto di vista del telefono. Quindi facciamo sì, l'abbiamo chiusa per forza, visto che non funziona, e riapriamo il browser. Non proprio una buona figura in questo caso dal telefono, abbiamo avuto un crash in diretta e sinceramente nell'apertura di una pagina di Google, non una pagina quindi molto pesante. Allora questa volta gli vado a dire di aprire direttamente www.theverge.com. Vediamo quindi il dispositivo se magari ha ancora un blocco oppure riesce ad aprirmi questa pagina. Ora non so perché sta facendo così, visto che in precedenza non ho avuto questo problema. Proviamo ad aprire magari su un'altra scheda. Ma mi sembra che il dispositivo abbia dei problemi abbastanza importanti per quanto riguarda il browser. Ora voglio vedere se ho un problema. Allora, a questo punto con il wifi e che gli dà problemi quindi ad aprire. Quindi volevo fare questa prova, oppure magari ha un problema The Verge. Vado a prendere il mio Samsung Galaxy S4. Eccolo qua. Provo ad aprire The Verge, vediamo un po' se lo apre. Faccio un versus al volo. No, il telefono l'ho aperto tranquillamente, il mio S4. E allora no, e allora è il nostro Scribe HD che ha qualche problema nell'apertura di The Verge, il telefono mi crasha. Quindi vabbè, c'è questo problemino nell'apertura di The Verge, ma anche nell'apertura di una semplice pagina Google da una scheda già aperta. Sinceramente, non so che dire. Questo problema, durante i miei giorni di prova di test, ha fatto qualche crash il browser, ma non così frequente. Però devo dirvi che questo piccolo problemino c'è, però non ha mai fatto questa frequenza e mai così troppo velocemente. Vabbè, detto questo, allora direi di andare avanti e andrei allora a parlare per esempio di fotocamera. Allora, parlando di fotocamera, andiamo appunto in galleria, vediamo dove l'ho messa. Non c'è qua, quindi allora starà di qua. Pensate di averla tirata fuori. Galleria, eccola. Allora, andiamo quindi a parlare di fotocamera. Eccoci qua. Allora, la fotocamera devo dire che mi è piaciuta, fa delle buone foto, nulla di trascendentale, ecco. Per esempio, questa è una foto scattata al buio, c'è un pochino di rumore video, un pochino di pixel impastati, diciamo, dovuti alla poca luminosità. Invece, però, nelle foto che vengono fatte, diciamo, in piena luce non trovo alcun tipo di problema. Per esempio, questa è una macro, è venuta abbastanza bene. Eccola qui, ve la avvicino il più possibile, ma nessun tipo di problema. E anche per quanto riguarda, scusatemi, ho sbagliato io. Anche per quanto riguarda, per esempio, i video, anche in questo caso non ho alcun tipo di Cari amici di problema. Android Blog e Age Mobile, quest'oggi stiamo realizzando questo video con l'Alcatel OneTouch Scribe HD. Vediamo quindi come si comporta anche andando a fare zoom in lontananza. Vediamo anche come si comporta Guardate magari come si sente bene l'audio nonostante io ho appoggiato il telefono. di luce Questo speaker ambiente, infatti è posto in come questa zona che è dell'audio leggermente in curva e era quindi il video di con il conseguenza ci permette anche di avere HTML. un buon audio anche quando il telefono è appoggiato. Quindi direi che le foto e la camera vanno abbastanza bene, vi ripeto, nulla di eccellente o così eccezionale, ma si difendono abbastanza bene. Detto questo, andrei a parlare allora delle nostre foto di test. Ecco, questo è uno schermo nero che purtroppo, come sempre, non si vede benissimo per i nostri purtroppo riflessi, però già che ci siamo, voglio far vedere. Allora, questa bella palette di colori, il telefono ha una buona infatti gestione dei colori, i colori sono belli, vivaci, anche il contrasto bianco-nero mi sembra di buon livello e guardate anche questi colori come vengono visti bene. Infatti lo schermo HD su questo dispositivo mi è piaciuto particolarmente, non ho infatti avuto nessun problema da questo punto di vista e per me che avevo provato già l'Alcatel Scribe Easy è stato davvero un piacere per gli occhi, visto che l'Alcatel Scribe Easy ho avuto qualche problema. Se avete visto la mia recensione vi sarete accorti che l'ho un po' criticato per lo schermo.
L'FLV si vede benissimo, nessun tipo di problema, e a questo punto lascerei perdere i 480p e 720p che vengono visti tranquillamente, andrei a parlare proprio di Full HD e vedere quindi come va il Full HD su questo dispositivo. Si vede bene, proviamo a spostarlo rapidamente, nessun tipo di problema. Ottimo, quindi, da questo punto di vista. Ora volevo vedere se il dispositivo mi legge delle chiavette USB, quindi fare questa prova con voi. Ecco qua, vado a inserire quindi il classico cavo, ecco, e vi posso già anticipare che il dispositivo legge tranquillamente le chiavette. Come vedete, la chiavetta si sta andando a accendere, quindi quando sta essendo letta. E se io ora vado quindi sul file manager, dove trovarlo, eccolo qua, qui ho la possibilità di andare anche sul dispositivo di archiviazione USB esterna. Questa è una chiavetta da 32 giga, quindi mi è letta tranquillamente senza alcun tipo di problema, perciò direi bene, bene così. Ora abbiamo parlato anche di questo, parliamo di GPS, sperando che l'abbia lasciato attivo. Non è attivo, lo attiviamo subito. Eccolo qua. Vediamo adesso come va il GPS su questo dispositivo. Vi posso già anticipare che il dispositivo su questo telefono è davvero lento, molto lento, ci mette davvero tantissimo tempo ad agganciarsi, e quindi vi faccio vedere giusto che ora in questi 30 secondi, un minuto della nostra prova, che il telefono purtroppo, come vedrete, non si aggancerà a nessun satellite purtroppo. Questo è un problema che ho riscontrato su diversi Hackathon, forse solo l'Aido X che ho provato ultimamente aveva un pochino migliorato questo problema. Bene, detto questo, allora andrei avanti, visto che il GPS non va. Andrei allora a questo punto a parlare di browser, no, scusami, di email, perdonatemi, ecco qua. Le email vengono viste benissimo, non c'è alcun tipo di problema, ecco qua. Il push funziona bene, l'unica cosa, il solito problema è che bisogna andare a fare questo spostamento destra e sinistra per vederle, ma questo è un problema classico di Android. Per il resto non c'è alcun tipo di problema. Ho lasciato qui queste applicazioni perché abbiamo la radio che funziona bene, abbiamo la torcia e abbiamo anche Kings of Office già messe all'interno. Infine, volevo farvi vedere due cose. Il primo è la prova della pennina. Andiamo quindi a schiacciare qui Scribe Note. Nuovo blocco note e ci permette, vabbè, ma chiamiamolo così, giusto per, e andiamo ad aprirlo e come vedrete praticamente, vabbè, lingua lasciamo inglese, ora non ci interessa. Qui abbiamo la possibilità di scegliere il tratto, di cancellare, abbiamo la possibilità di scegliere importa immagine, modificare sfondo e quant'altro. Io posso andare tranquillamente a scrivere, tranquillamente, per esempio posso scrivere, non so, Android blog, scusate, ma non sono molto pratico, o perlomeno sappiate che non è molto pratico scrivere con una pennina che ha questa portata di diciamo di tratto. È molto più comoda invece, per esempio, la penna del Note che ho qui a fianco, l'ho lasciata apposta. Poi faremo un versus per farvi vedere anche l'uso differente di queste pennine. Guardate come può essere più preciso questa pennina rispetto al Note, che vi faccio vedere che però in questo caso non funziona, visto che è diversa la tecnologia che c'è alla base. Questa è una semplice pennina capacitiva, nulla di più. Ah, e poi sì, c'è la particolarità che vedete, io ho fatto una V e me la trasforma, vedete, me la trasforma in testo. Detto questo, andrei a parlare di Scribe Calculator, che invece è una cosa invece ancora più interessante, che ci permette di fare, per esempio, 3 più 2 uguale, mi dice che è uguale a 5, quindi fa questi calcoli. E queste sono però le uniche due applicazioni dedicate alla penna. Forse un po' pochine, avrei preferito una pennina un pochino più precisa e soprattutto qualche applicazione più interessante. Oltre a queste due che già sono un po' interessanti, ma magari possiamo disegnarci poco, possiamo utilizzare poco la pennina rispetto magari a quella che l'uso che se ne potrebbe fare. Detto quindi anche di questo, volevo parlarvi di due ultimi discorsi, che sono il primo delle impostazioni, farvi vedere quindi l'info sul telefono, è che la versione firmware è la 4.2.1, quindi infatti ho ricevuto un aggiornamento per il dispositivo che invece usciva con la 4.1. Mentre per quanto riguarda la memoria, direi che siamo su livelli davvero scarsi. La memoria infatti è di soli, non guardate l'SD, questo è l'archivio interno, è di soli 2, poco più di 2 giga, e praticamente l'ho terminata installando quasi nulla. Per giunta, Asphalt che ho installato praticamente non parte.
mi parte, però poi si blocca. Ora, clamorosamente mi sta partendo, è una di quelle poche volte che il gioco è riuscito a partire. Vabbè, e ora mi chiede il download, ma non ve lo faccio perché l'ho disinstallato, poi l'ho reinstallato, disinstallato, insomma, alle volte crasha. Però facciamo così, gli diamo un'altra chance, lo facciamo riscaricare, naturalmente poi mi dirà però che la memoria è terminata. E purtroppo sì, perché Asphalt è grande più di 1 giga, 1 giga 1, 1 giga 2, e la memoria è di soli 2 giga. Quindi io lo lascio scaricare, poi però praticamente il gioco, quando mi va a installare i dati, mi dice che non è possibile installarli, quindi mi crasha e mi esce, perché proprio manca la possibilità di installare i dati del telefono, i dati sul telefono. Quindi andrei allora ad aprire Rising Thunder 2 Free, che ho andato, scusatemi, mi sono fuso, ho fuso, e quindi che sono andato a scaricare dal market al posto di Asphalt. Visto che sono solo 40 mega, questo gioco ve lo facevo vedere giusto così per provare, visto che sicuramente andrà bene, ma giusto per, e quindi farei Instant Race. Partirei e vi faccio vedere giusto come va questo gioco, ma non siamo a livelli di Asphalt neanche lontanamente. Però vedete, il gioco va bene, possiamo tranquillamente giocare, è un giochino gratuito, nulla di particolare, ma direi alla fine carino e giocabile. Forse un po' troppo rapido, ma ora non stiamo qui a dare giudizi dal punto di vista della giocabilità. Allora, cosa dire di questo dispositivo? Ci sono delle buone idee: la buona idea del pennino, della custodia, dello schermo che è di livello, delle applicazioni interessanti, ma siamo ancora su livelli troppo troppo basici per poter andare ad attaccare un dispositivo come questo, che fa dell'uso della penna e di tutte le caratteristiche che riguardano la penna e lo schermo per la scrittura di un'altra categoria. Per il resto, anche il browser, anche la memoria, anche in generale questa linea che qui non mi è piaciuta, lascia tutto questo spazio, e il form factor generale mi hanno convinto fino ad un certo punto. Quindi, per questo dispositivo, Alcatel direi che ha fatto un inizio, ma è rimandata alla prossima aggiornamento, ma non software, ma proprio di tutto il telefono, per vedere se possono esserci dei miglioramenti che possono fare arrivare almeno a competere con il Note. Comunque farò un versus anche con il Note per vedere il dispositivo come si va a comportare con naturalmente un colosso da questo punto di vista. Direi che è tutto allora per la nostra recensione dell'Alcatel Scribe HD. Un saluto quindi a tutti quanti i nostri amici che ci seguono sui nostri blog. Un saluto quindi da me, da Mauro Innocenti, per Android Blog e agemobile.com. Ciao!